Ciao e benvenuti nel mio shelter, in particolare ai giocatori di Fallout 76. Spero che vi piaccia la nuova tuta, tratta dalla serie TV che uscirà il 12 aprile. Ma oggi parleremo di Atlantic City e di cosa ci riserverà questo aggiornamento. A fine video ci sarà uno showcase dei progetti a francobollo, acquistabili da Peppino e... cioè Giuseppe, a Whitespin. Parleremo di argomenti affrontati nel PTS di Fallout 76, Public Test Server, una versione aggiornata e buggerina accessibile per la durata di certi periodi. Qua possiamo assaggiare in anteprima gran parte degli aggiornamenti, ma non sempre poi vengono apportate le modifiche di cui possiamo fare esperienza. Inoltre, anche in questo video, vi mostrerò delle immagini che hanno un legame molto forte con la Palacchia e i suoi misteri. Tornando ad Atlantic City, come detto chiaramente nel trailer, vengono introdotte nuove spedizioni, che funzionano come quelle nel Pit, ma con nuovi obiettivi e trame differenti. Oltre a partecipare ad una gara deathmatch a tempo lungo il Broadwalk, cioè il lungomare di Atlantic City, possiamo girarci per il quartiere dei Casinò, o come lo chiamo io, Quattoga Verde. Se anche a te trasmette le stesse vibe, devi mettere like. Da questa mappa si poteva anche accedere al lungomare e buggare l'intera spedizione. Anche i bug sono canonici. Spero che in futuro si possa esplorare in maniera indipendente dalle spedizioni non solo Atlantic City, come da indiscrezioni, ma anche Pittsburgh. Per ora il più atteso cambiamento dell'aggiornamento è sicuramente il fix, bilanciamento, nerf o come volete chiamarlo, dei danni da fuoco ed energia subiti. Ora i full tank possono ritornare ad abbassare la guardia, almeno un pochino. Per i melee si parla di un buff ai danni in mischia, dato dai pasti a base di carne. In realtà non è un buff, ma semplicemente anziché staccarsi chili di carne e fare mille ricette, ora solo una di queste vi darà già il massimo in percentuale. Vediamo se scoprite quale. Beh, potrei rispolverare il melee per alcune prossime esplorazioni. Un cambio dell'interfaccia utente prevede l'apparizione di un banner nelle vicinanze di una missione giornaliera, che quindi non si attiva più automaticamente. Sembra essere stato aggiornato in corso d'opera, anche perché era alquanto fastidioso da trattare. Per i nuovi player e i nuovi personaggi che potremo creare, ci saranno alcune novità più o meno utili. Una volta usciti dalla porta del Vault, avrete uno zaino con una nuova skin già indossabile, e potrete decidere di iniziare come al solito a livello 2 o da livello 20. Con qualche scorta specifica ed armi adeguate al loadout scelto, ma purtroppo quest'ultimo non è personalizzabile. A fine video fatemi sapere cosa ne pensate nei commenti. Inoltre, l'aggiornamento aggiungerà una nuova missione che ci riporterà alle nostre origini, la foresta. Infatti, nelle vicinanze del Vault 76 ci sarà un nuovo dungeon legato al culto dell'uomo faleno, che si svolge adiacente ma nelle profondità della terra. Potremmo dire addio a un paio di luoghi singolari dove poter piazzare il campo, ma il tutto per incontrare i nostri amati NPC e per farci vedere come muta l'ambiente durante gli anni nel gioco. Anche Villa Ingram ha qualche cambiamento, sembra ripulita per ospitare un nightclub. Il terminale viene ricollocato qua fuori. Attorno al nostro Vault, oltre ai pericoli, si instaurano insediamenti di possibili alleati. I soccorritori, grazie ovviamente alla direzione del Whitespring, ci daranno una nuova missione giornaliera, andando alla segheria Gilman, dove potremo trovare la skin dello zaino nuova e quella per la 10 mm e fucile a pompa. Personalmente, i predoni di Crater non avrebbero dovuto farlo. Il mio personaggio principale lo ricorderà. Signore e signori, ora invece vorrei farvi partecipe di un ulteriore sviluppo durante il perlustramento del Broadwalk. Questa scena mi ha dato molto da pensare. Vi dico che ce n'è un'altra, ma non trovo la clip e ormai il PTS è chiuso. Quindi a voi la ricerca. Vi do un indizio. Stop. Listen. Look. Ma soprattutto ascoltate. Spero che siano rimasti inalterati dopo l'aggiornamento, perché se così fosse, ne risentirete parlare nella seconda parte del video su Sickleman. Assicuratevi di non perdervi gli sviluppi su questo argomento attivando la campanella ed iscrivendovi al canale. E come potete vedere, lo showcase dei progetti a francobolli è già iniziato. Quindi, fino al prossimo video. Buon voyage!